La storia nera racconta la storia di una donna, Carla, che è sempre stata picchiata da suo marito e che l'ha lasciata qualche anno fa. Non lo vede mai, ma il giorno del terzo compleanno di sua figlia più piccola, la bambina chiede alla madre di vederlo. Carla accetta. La cena va sorprendentemente bene, tutti sono di nuovo una famiglia, ma quella notte Vito scompare. Cos'è successo a Vito? Questo racconta una storia nera. Carla è la protagonista di questa storia, ma sarai tu a dover decidere se è una vittima o se è un carnefice, se è buona o se è cattiva, se sei con lei o contro di lei, perché Carla ha sempre vissuto nella paura, nel terrore di suo marito e ora ha deciso di ribellarsi. In una storia nera uso un linguaggio ossessivo perché vorrei che tu fossi preso da questa storia come i suoi personaggi, che tu fossi ossessionato da questa storia e dalla scoperta della verità. Una storia nera è la storia di un grande amore, di una travolgente passione che si trasforma in ossessione e poi in mistero. Chi è la vittima? Chi è il colpevole? Si scoprirà soltanto all'ultima pagina.